Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, l'uncinetto di Silvana. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti, che aiutate a crescere il mio canale. E ricordo sempre, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al canale, di attivare la campanella per vedere i miei prossimi tutorial. Nel video di oggi andiamo a vedere questi due punti all'uncinetto combinati insieme, che ricordano un po' la maglia fatta a ferri, le vecchie lavorazioni che in questo momento sono tornate molto molto di moda, questi maglioncini molto lavorati. È una lavorazione adatta sia per un maglioncino, un coprispalle, una sciarpa, un cappello, una copertina per neonato, quindi si presta veramente a molti lavori. E vediamo quindi come si procede. Io ho utilizzato qui il punto puff per ottenere questo effetto treccia e qui la maglia alta presa in rilievo davanti. Considerando che per fare questo motivo a maglia in rilievo ho utilizzato 5 spazi, quindi metteremo su 5 catenelle, poi una più una di separazione, 4 punti per il punto puff, una di separazione, ripeto, 5 per la maglia rilievo, 4, 5 più il punto di separazione. Vi faccio vedere che comunque io qui sto facendo una sciarpa con cappuccio incorporato, poi troverete il tutorial. Ho alternato una treccia, due motivi con la maglia rilievo, una treccia, due motivi con la maglia rilievo. Quindi ecco perché vi dico quante maglie ci vogliono, no? Per ogni decoro, perché così potete poi mescolare a vostro piacimento i vari punti. Quindi iniziamo. Io ho messo su un po' di catenelle, parto con una catenella, mi alzo per iniziare il lavoro, punto subito successivo, andiamo a fare una maglia bassa e ne facciamo 5. Perché iniziamo con la maglia a rilievo, quindi 2, 3, 4 e 5. Facciamo una catenella di separazione, salto una catenella di base e vado nella successiva. Voglio fare una treccia, appunto puff, e quindi farò 4 maglie. 2, 3, 4 e qui andrò a fare dopo il mio punto puff. Catenella di separazione, salto una catenella di base e vado a fare 5 maglie basse, perché qui andrò a ripetere il mio motivo con le maglie alte a rilievo. Fate 3, 4, 5, catenella di separazione, salto una catenella di base e andiamo a fare 4 maglie basse per ottenere la nostra treccia appunto puff. Catenella di separazione, salto un punto di base e vado a fare 5 maglie basse per un altro motivo con le maglie a rilievo. 1, 2, 3, 4, 5.
Io qui ho fatto più catenelle perché non l'ho contate, ma questo è un campione, quindi poi calcolate bene. A questo punto mi giro per fare la mia prima maglia alta, entro nel punto, faccio una maglia bassa e una catenella, e questa è la mia prima maglia alta, perché voglio ritrovarmi non con tutte quelle asoline quando andiamo a fare le 3 catenelle, ma un lavoro più pulito e più lineare, anche molto più raccolto. Quindi prima maglia alta e ne vado a fare 5. 5 catenella di separazione e inizio il mio punto puff. Vado, salto il primo punto, abbiamo fatto catenella di separazione, quindi saltiamo la catenella di base, che è il nostro spazio. Poi conto 1 e 2, al centro delle 4 maglie andiamo a fare un punto puff, allunghiamo un po' la maglia, riprendo il filo, 2, prendo il filo, entro, 3, prendo il filo, entro, e 4, prendo il filo e chiudo tutto insieme, 2 catenelle di separazione. Nello stesso foro andiamo a fare un altro punto, prendo il filo, rientro nel punto, mi allungo un pochino e questo è 1, prendo il filo, 2, prendo il filo, 3, prendo il filo, 4, una sola catenella di chiusura. E questo è il nostro primo punto per fare la treccia, quindi salto questi 2 punti, salto il punto della catenella e riprendo, poi questo lo vedete bene perché avete gli spazi, a fare le 5 maglie alte. 2. Contiamo solo in questo primo giro, 5 maglie alte, catenella, saltiamo la catenella di base, saltiamo un punto nella maglia bassa e andiamo al centro delle 4 maglie basse e ripeto il mio punto puff, prendo il filo, esco fuori, allungo un pochino, prendo il filo, 3 e 4, e lo faccio per 4 volte. Io lo faccio per 4 volte perché ho un filo abbastanza grosso, però può essere di 5, di 6, a seconda del filato che avete. 2 catenelle di separazione e nello stesso foro vado a fare un altro punto puff. 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, chiudo tutto insieme, catenella di separazione. Continuo, quindi salto queste 2 maglie, salto la catenella di separazione e vado nel gruppo dove ho le 5 maglie, rifaccio 5 maglie alte.
3. E 5. Voltiamo il lavoro, rientro sempre senza fare nessuna catenella dentro il punto, faccio una maglia bassa e una catenella e continuo con le mie maglie alte. Anche in questo giro ancora non facciamo la maglia a rilievo. I primi due giri sono così. Quindi 5 maglie alte, una catenella. A questo punto qui non contiamo più perché entriamo direttamente nel punto puff e lo ripetiamo. Vengo fuori con il filo, prendo il filo 2, 3, prendo il filo e chiudo tutto insieme. 2 catenelle e ripeto un altro punto. 1, 2, 3, 4. Chiudo e una catenella. Vado nel gruppo delle 5 maglie alte e le ripeto. Catenella di separazione e andiamo a fare i due punti puff. Prendo il filo, esco fuori, filo 2, 3, 4. E lo ripeto. Due catenelle al centro, secondo punto puff. Non mi allungo tantissimo perché se li facciamo troppo lunghi non abbiamo poi questo effetto treccia, ma ci si allungano molto, quindi poi vedete voi a seconda del filato. Completo e salto, vado a fare le mie 5 maglie alte. E 5. Voltiamo il lavoro. A questo punto iniziamo a lavorare anche la maglia a rilievo. Quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, una catenella, prendo il filo 3 volte sull'uncinetto e andiamo a prendere la maglia centrale a rilievo, non nella riga sottostante ma in quella sotto ancora, quindi scendiamo di due righe. Per adesso abbiamo solo queste due righe, conto 1, 2, 3, a rilievo sul davanti, entro,
chiudo 2 e chiudo le ultime 3 tutte insieme. Aspettate, ne ho chiuso una di meno. Ripetiamo. 1, 2, 3. Nella terza di 2 righe sotto chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3 e chiudo le ultime 2. Prendo il filo, vado a riprendere questo punto perché altrimenti ci mancherebbe una maglia, ritorno quindi nel punto indietro a fare una maglia alta e così sono 2. Questa non la consideriamo mai, questa rilievo, perché la andiamo a chiudere sempre con la prima e con l'ultima del gruppo, deve sempre risultare una. Qui 3, 4, nella quinta prendo il filo, chiudo 2, ma non completo la chiusura. Prendo 3 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia che abbiamo preso a rilievo e ne andiamo a fare un'altra. Chiudo 2, 2, 2 e in questo caso le ultime 3 tutte insieme, solo nella prima non ce l'abbiamo. Ed ecco quello che viene. Catenella di separazione e saltiamo sulla treccia, andiamo a fare il punto al puff. 1, 2, 3, 4, chiudo 2 catenelle, mi prendo un po' di filo. Secondo punto puff, 2, 3, 4, chiudo tutto insieme, una catenella, ricomincio, qui dobbiamo fare la maglia a rilievo, prima maglia alta non la chiudo, la chiudo solo per metà, 3 volte il filo sull'uncinetto, scendo di 2 righe, conto 1, 2, 3, sempre in quella centrale, entro a rilievo sul davanti e chiudo. Le ultime 3 le chiudo tutte insieme. Filo sull'uncinetto, torno a riprendere la mia maglia, nella quinta entro e chiudo solo per metà, questo sempre nella prima maglia e nell'ultima chiudiamo sempre per metà, prendiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia a rilievo, e inizio a chiudere e le ultime 3 tutte insieme, catenella, questo nella stessa maglia a rilievo ci permette di ottenere questa spiga. Entriamo dentro il punto puff. 2, 3, 4, chiudo tutto insieme,
2 catenelle centrali, una catenella, prima maglia alta chiusa solo a metà, 3 volte il filo sull'uncinetto, scendiamo 2 righe sotto, maglia centrale la prendiamo a rilievo davanti, riprendiamo la maglia lasciata indietro, maglia alta, a questo punto voltiamo il lavoro e sul rovescio non facciamo mai le maglie a rilievo, quindi faremo solo maglie alte, punto puff, maglie alte, punto puff, maglie alte, quindi rientro nella mia prima maglia, faccio una maglia bassa, una catenella, 2 catenella di separazione, punto puff, 2 3 4, 2 catenelle al centro, secondo punto puff, 2 3 4, catenella di separazione, cinque maglie alte, in pratica sul rovescio lavoreremo sempre solo il punto puff, il resto sono tutte maglie alte. Infatti vi faccio vedere da questa parte, qui abbiamo questa lavorazione, questo è il dietro. Punto puff, 2 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, una catenella, vado a fare le mie ultime 5 maglie alte.
Il tutto è semplice, una volta preso il via, difficile sbagliare. Volto il lavoro e qua devo riprendere la maglia a rilievo nuovamente. Ricominciamo. Entro nel primo punto sempre con la mia maglia bassa e una catenella. Tre volte il filo sull'uncinetto. Scendo non nel giro sottostante ma due giri sotto, quindi salto questo, rientro in quella centrale nella terza maglia alta, la entriamo sul davanti e faccio la mia maglia alta tripla in rilievo e chiudo. Ritorno dietro, recupero questa, 2, tre, quattro, nella quinta, che è l'ultima del motivo, chiudo solo per metà, tre volte il filo sull'uncinetto e rientro sempre nella stessa maglia che abbiamo preso a rilievo prima. Chiudo 1, 2, 3 e le ultime tre maglie che mi rimangono tutte insieme. Catenella di separazione ed ecco che inizia a vedersi la nostra spiga. Procedo, punto puff, 1, 2, 3, 4, 1, 2, secondo, 1, 2, 3, 4, catenella, maglia alta chiusa per metà perché è la prima, tre volte il filo sull'uncinetto, scendo due righe sotto, prendo la maglia centrale, chiudo 1, 2, 3 e le ultime tre maglie tutte insieme, prendo il filo, ritorno a riprendere il punto indietro, l'ultima 5, la chiudo solo per metà, tre volte il filo sull'uncinetto e rivado a prendere la stessa maglia. Quando fate, prendete la maglia a rilievo, cercate di prenderla sempre dalla stessa parte, nel senso che io rientro così da sopra, non c'è una regola, però io le sto prendendo tutte da sopra rispetto alla prima. Potrei anche prenderle da sotto, l'ultima. L'importante è quello che non dovete fare una volta da sopra, due volte da sotto, una volta, perché la spiga vi viene diversa. Quindi cercate sempre di farlo allo stesso modo. Se la prendete
da sopra, continuate da sopra, se la prendete da sotto, sempre da sotto. Intendo sempre rispetto alla prima che abbiamo fatto, eh? Così l'intreccio vi viene sempre uguale. Catenella, filo sull'uncinetto e punto, puff. 2, 3, 4. Mi prendo un po' di filo. Due catenelle di separazione. Una catenella di separazione. Maglia alta chiusa per metà, 3 volte il filo sull'uncinetto, scendo di 2 righe. Torniamo a prendere la maglia lasciata indietro, ultima maglia chiusa per metà, 3 volte il filo sull'uncinetto e ritorniamo a riprendere la maglia rilievo davanti. Chiudo due. E chiudo le ultime 3. Voltiamo il lavoro. Rientro nel punto con la maglia bassa, catenella, la mia prima maglia alta, quindi siamo nel giro dietro, qui non prendiamo nessuna maglia rilievo ma andiamo con la maglia alta e il punto puff solo, quindi 5 maglie alte, una catenella di separazione tra un motivo e l'altro e vado a fare il punto puff. Due catenelle. Finiamo tutto il giro, facciamo un altro giro insieme, io intanto ne ho fatti 2, vediamo, rientro nel primo punto, maglia bassa, una catenella, 3 volte il filo sull'uncinetto, scendo di 2 righe sotto, prendo la terza, entro in rilievo davanti e chiudo 2 a 2, prendo il filo, ritorno dietro a prendere la maglia che non abbiamo fatto, sennò che ci rimane nascosta più che altro. Quinta, entro, chiudo solo per metà, prendo 3 volte il filo sull'uncinetto e rientro a prendere la stessa maglia in rilievo. Chiudo 2, 2,
2 e le ultime 3 tutte insieme. Catenella di separazione, facciamo il punto puff, 1, 2, 3, 4, chiudo tutto insieme, 2 catenelle, secondo punto puff, 1, 2, 3, 4, una catenella di separazione, maglia alta chiusa per metà, 3 volte il filo sull'uncinetto, vado 2 righe sotto, in quella centrale, chiudo 2, chiudo 2, 2 e le ultime 3, riprendo il punto dietro, ultimo punto, maglia alta chiusa per metà e riprendiamo la stessa maglia in rilievo. Catenella di separazione. Riprendiamo sul dietro non andiamo a fare il punto in rilievo, facciamo solo le maglie alte, punto puff, maglie alte, punto puff e così via, e tutto questo per i giri che desiderate. Penso che basta, ormai vi ho fatto vedere, tanto il punto è sempre quello. Naturalmente con questi due punti potete aggiungere anche un vostro punto e farla ancora più lavorata, quindi io spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi dato un'idea e uno spunto per iniziare un vostro progetto. Poi se volete, io a breve uscirà il tutorial di questa sciarpa con cappuccio. E quindi vi do un abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial.